Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Se voi date un'occhiata al mio inventario, probabilmente dite che questo non è il mio solito mondo. E infatti è vero, non è il mio solito mondo. Ma è un Tekkid server che abbiamo fatto io e un mio amico. Ci sono più o meno, non tutte, magari ce n'è anche qualcuno in più qua. Sono quasi tutte le mod che ci sono nel single player che mi faccio, però qui ci potete giocare con i vostri amici. Allora, se vedete che nella prima parte del video ho l'audio troppo basso, adesso dovrei averlo sistemato. Allora, vi volevo mostrare, allora vi dico che non c'è nessun mio amico qua. Vi volevo solo mostrare quello che si può fare e che abbiamo fatto io e il mio amico. Allora, questa è la nostra prima casa. Allora, qua c'è la nostra cucina. Alcuni macchinari li abbiamo tolti perché li abbiamo portati nella casa nuova. Macchinari, fornaci normali, macchinari elettrici, quindi crafting, qua le casse e poi sopra ci sono i letti. Questa è la mia stanza, questa è la stanza del mio amico e di un altro mio amico che veniva solo ogni tanto. E qua poi, qua sotto, avevamo preparato una stanza per mettere una cosa che vi farò vedere dopo, ma poi alla fine abbiamo cambiato casa, quindi non l'abbiamo utilizzata. Allora, qua fuori, vabbè, ci abbiamo il nostro pannello e poi abbiamo fatto un impianto di allora qua abbiamo bisogno di cactus. Ok, vedete, c'ho l'anello per volare e abbiamo fatto un impianto con i teleport pipe, le pompe eccetera, per raccogliere la lava che c'è in questo vulcano. E questa lava la sfruttiamo nei mi viene il nome nei geothermal generator. Allora c'è anche uno zombie che vi saluta tutti, io ricambio un saluto. Vedete, la pompa qua tira su la lava passa in questo tubo. Da questo tubo va in questo teleport pipe che è collegato a un tank che c'è nella nuova casa. Però questo invece è un altro macchinario, cioè non è un macchinario, è solo un cubo così da lasciare così, che faremo anche nel single player, vi farò vedere, che serve per salvare i chunk, che sono dei pezzi del mondo, diciamo. Cioè un insieme di blocchi del mondo. E se tu vai via non rimangono salvati questi pezzi del mondo. Invece mettendo quegli attrezzi lì sì. Allora, vedete anche qua, tipo qua c'è sotto la pietra. Se non ci fosse dovrebbe andare giù. Dovrebbe. Però vabbè, comunque non riesce a prenderla comunque la lava perché è troppo lontano. Anche qui è da spostare. Poi invece, adesso appunto vi faccio vedere la nuova casa e gli impianti che abbiamo fatto. Allora, ecco, allora, a voi non vi ho ancora fatto vedere l'impianto di smistamento per le varie cose che raccogliamo, non ve l'ho ancora fatto vedere, ma lo faremo comunque con i logistic pipe. La brutta cosa di questo server è che non ha la mod dei logistic pipe. E allora io non so appunto come aggiungerla, come il server è già fatto, vi metterò il link in descrizione, vi metterò il link della Technic Pack, perché dovete usare un tipo di Technic Pack, allora dentro la Technic Pack ci sono diversi gruppi di mod e ce n'è uno che si chiama Tekkit come il server e dovete usare quello.
Allora, questa è la nuova casa, Angolo Crafting, la Transmutation Table, che sapete già cos'è. Forse non sapete Crafting Table qua, non mi ricordo se l'ho già fatto. Queste bellissime chest, vedete come sono spaziose, sono di cristallo. Allora, fuori sta tuonando come non so cosa, spero che non mi salti la corrente. Ok, poi qua ci sono. Allora qua, ecco, stavamo facendo lo smistamento chest, quello vecchio, che servono un casino di macchinari, servono le sorting machine, servono i deployer, no, i retriever, serve un casino di roba ed è scomodissimo. E poi, questa qua è quella più comoda, la fornace in red metal. Allora, adesso magari qualcuno non sa neanche cos'è il Red Matter, però comunque questo è il Red Matter, che si fa con l'Alternalist Fuel, che si fa con Mobius Fuel, che si fa con l'Alchemical Coal, che si fa con Coal, e poi lo faremo anche noi pian piano. E il Dark Matter invece si fa con l'Alternative Fuel intorno, in mezzo a un blocco di diamante, cioè 9 di diamante. Allora, appunto, noi usiamo questi due impianti, che allora vi dico che è molto 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 più facile sul server, pur essendo solo in due e non in uno. Ma è molto molto più facile sul server che nel mondo normale a trovare minerali, fare cose, eccetera. Perché questi sono già MK3, relay MK3 in mezzo e intorno il connector MK3. Se io vi faccio vedere come si fanno, allora, il connector MK3 è questo. Serve un red matter sopra, appunto, che abbiamo visto prima come si fa. Intorno ai blocchi di glowstone, dove serve un 4 di glowstone, quello non è niente, però in mezzo un collector MK2, che si fa con il dark matter sopra, che abbiamo visto prima come si fa la glowstone, e l'MK1, che sarebbe energy collector e basta, in mezzo, che si fa con 6 di glowstone, un blocco di diamante, nel vetro una fornace. E invece il relè, questo qua, si fa appunto da Red Matter, ossidiana e MK2. MK2 è Dark Matter, ossidiana e MK1. MK1 è ossidiana, blocco di diamante e vetro. E appunto qua ce l'abbiamo, di relay c'è questo e questo. E voi raccogliete l'energia tramite il Clean Star. Lo mettete qua, vedete, si carica il Clean Star e si scarica l'MK3. E però il bello è che voi vedete così e dite, vabbè, ce ne sono quattro di questi. Adesso, perché non voglio rompere la glowstone, perché sennò non me la ridà tutta, però comunque, praticamente, se voi rompete questo qua, sotto ce n'è un altro di collector MK3. Quindi ce ne sono cinque e qua sopra uguale, ce ne sono quattro intorno e uno sopra ancora. Quindi, cioè, vedete che l'energia praticamente aumenta in un modo pazzesco. Cioè, rispetto a tipo un collector normale, vi aumenta moltissimo di più così. Poi, allora, qua sotto, appunto, ecco, c'è ancora, vedete? Vedete che è un casino bestiale. L'impianto chest, quello che si faceva senza i logistic pipe. Alla sorting machine, in cui tramite i colori scegliete cosa mettere in quel colore, tipo, non so, il colore, allora, quello lì è colore verde, no? Colore verde è qui. Allora, nel colore verde ci vanno queste robe. Quindi lui sa che nel verde ci vanno quelle robe. Cosa che non va. Ah sì, perché quello è collegato di là, quindi niente, questo che è collegato lì, il verde,
Questo qua è il verde, vedete? Dentro ci sono queste cose. Però allora, questo impianto non si usa più perché allora, servono questi per far uscire le cose dai macchinari. Vedete anche qua. Poi, vabbè, allora qua c'è un MFSU per l'energia che è pieno, con i vari trasformatori che servono. E qua c'è il nostro impianto dei generatori geotermici. Vedete, la lava arriva da qua, si riempie il tank, e voi attivate il redstone engine, perché qua c'è la mod non aggiornata, quindi non ci sono le valvole per far uscire i liquidi, quindi serve il tubo di legno con redstone engine. Appunto, vedete, il redstone engine la butta fuori, questi si riempiono e vanno a riempire di energia questo, vedete, che si riempie. Poi ovviamente più ne fate meglio è. Allora, io non so se l'ho spento. Sì, ok. Posto. Ah, ecco, vi spiego cos'è la Red Metal Furnace. Allora, togliamo questi, questo non si può cuocere. Allora, tipo, io devo cuocere, adesso non abbiamo miniera. Allora, poi lo butto via, vi faccio anche vedere. Allora, mi serve, io ho raccolto delle robe in miniera, ho raccolto oro, ferro, oro, ferro, copper, tin, silver, altro copper e altro tin. Allora, vedete? Io ho tutta questa roba. Voi con il carbone, alimentata a carbone, gli mettete dentro tutta questa roba qua. Allora, notate la velocità e notate che ogni 64 di questi ve ne dà 2 a 64 di lingotti. Quindi è come se avreste sia macerato che cotto i vostri minerali. E invece potete fare anche la Dark Matter Furnace, che non è così veloce, e in più se mettete dentro i minerali così a cuocere, praticamente non è detto che ve ne dia giusti 2,64, magari ve ne dà 1,64, 1,32, o comunque non ve ne dà sicuramente 2,64 precisi, ve ne dà comunque un pochino di meno. Ok, vedete, allora ce n'era 56 di carbone. Allora, adesso che ha finito tutto, la svuoto perché sennò non ci sta più niente. Allora, cioè, calcolate che con 8 di carbone nella fornace normale cuocete 8 cose. Con 1 di carbone cuocete 8 cose. E qua ne abbiamo usato, cioè, allora, ce ne hanno 56, siamo a 45, ne abbiamo usati appunto 11 e abbiamo, guardate, cotto quanta roba. Qua sono 5, 5, 10 e 4, 14. Come se avessimo cotto 14 stack da 64 di roba con 11 di carbone, quindi è pochissimo. E oltre al carbone, come vedete qua nel simbolino, potete mettere anche il fuel, quello, qualsiasi fuel, no? Quello alchemical, allora, chemical coal, il fuel questo qua, Mobius Fuel e la Tenaris Fuel, potete usare anche quelli. Magari vi durano, cioè anzi sicuramente vi durano di più del carbone, però tutto valgono di più. Allora io li butto via, vi faccio vedere così che li butto via. Appunto, poi basta. Ah, beh sì, abbiamo fatto anche questi impianti qui, che sono quelli che vi ho fatto anche il tutorial, salvo. Ho fatto anche il tutorial per tagliare le canne, tagliare i cactus, quindi sapete cosa sono. Volevo dirvi una cosa, non mi ricordo più. Ah, guardate, è pieno di lava. Qua ci sono i nostri pannelli solari. Sono 4 medium voltage, quindi sono molto molto potenti. Ecco, vedete qua, vedete che c'è il... Allora, questa è glowstone normale, adesso ve la tolgo per vedere.
c'è l'MK3 anche sopra, giusto per farvi vedere. Ah, me ne è arrivata 4, mi è andata bene stavolta. Che di solito non ve ne ridà 4, ma ve ne dà tipo 3 o 2. Non è detto che me ne dia 4. Anzi, non mi è mai successo che me ne dà solo 4. Quindi direi di metter via appunto questa roba. Questi qua. L'inventario vuoto. Ah, ecco, poi vedete con tutta l'energia che facciamo là, noi andiamo qua, prendiamo il Dark Matter. Questo qui. Cioè, allora vedete che con un Clean Star pieno ne prendiamo 5 di Dark Matter. Ed è il modo. Facciamo così per tenere via più energia, no? Cioè più. Allora, invece di tenerne dentro troppa, tipo nel Clean Star o nel Relay, prendiamo il Dark Matter e teniamo via quello. Quando ci serve qualcosa, vendiamo uno di Dark Matter o quanti ne servono e lo usiamo. Poi magari 200.000 li tieni via, che ti servono comunque per il Catalyst e anche per questi Dark Matter, Pickaxe e Shovel, che ti raccolgono più velocemente i minerali, e anche con la pala ti faccio un attimo vedere con la pala. Ora con V la ricaricate. Allora voi tipo sulla terra forse non avessi funziona anche sulla terra, però vi faccio vedere qua. Tipo, allora, io devo raccogliere la sabbia, non c'ho voglia di fare così uno a uno. Cosa faccio? Tasto destro. Mi sta raccogliendo la sabbia. È un pochino più comodo. Ma sempre un pochino, eh. Non troppo comodo. Vedete? Molto più veloce. Poi vi dà quelle palline lì che contengono quello che avete rotto. Sì, dovrebbe funzionare anche con la terra. Ah, è esploso un creeper. Si capisce? Sì, vedete? Funziona anche con la terra. Le attira e ecco, vi raccoglie anche le palle di neve col tasto destro, vedete? Così sulla neve vi raccoglie le palle di neve. E vabbè, con le palle di neve ci fate i cosi, come si chiamano, quando vi viene in mente ve lo dico. Ci fate i blocchi di neve e ci fate anche ci fate mettendoli nel compressore vi fa i blocchi di ghiaccio se vi interessa. Poi vedete, per tenere via meno spazio fate i blocchi di tin, di oro, di ferro, così. Vedete, voi questo lo mettete qua, ve ne dà 9, perché un blocco è fatto da 9. È uguale con le altre cose. Allora, con l'apis prima non si poteva fare, cioè se voi facevate un blocco di apis, poi non poteva più tornare l'apis normale, invece adesso si può. Non so se è stato qualcosa di aggiornato così, penso di sì, comunque si è fatto un aggiornamento, meglio insomma. E va bene, mentre mangio un bel pollo, vi dico che anche da questo video è tutto. Se vi piace questo server così, che volete che vi faccio dei video anche con il mio amico che gioca con me, allora io gliel'ho detto di fare dei video, ma ho detto che ha vergogna, quindi se riuscite a convincerlo voi, a farlo giocare, a farlo parlare, oppure faremo un video senza la sua voce, cioè chatteremo nella chat normale. E va bene, da questo video è tutto, ditemi se vi piace, e quindi ciao a tutti.